Grazie, signor Presidente, assessori, colleghi consiglieri. L'argomento calzi è un argomento che personalmente trovo spinoso e difficile da affrontare. Da affrontare senza rischiare di cadere in uno schieramento del sì o uno schieramento del no, che a volte hanno troppo il sapore di tifoseria da stadio. Ritengo personalmente che non ci siano stati dati elementi esaustivi e trasparenti sulle caratteristiche del progetto dal punto di vista dei benefici certi che dovrebbero ricadere sul nostro territorio, sui costi, sul fatto che una metanizzazione della nostra terra debba effettivamente avvenire e che porti reali benefici. Non mi sono sentito, ahimè, soddisfatto dai chiarimenti avuti dal fronte del sì, così come non mi sono sentito soddisfatto e convinto del tutto dalle obiezioni e dalle barricate erte dal fronte del no. I chiarimenti sarebbero dovuti venire, a mio avviso, in maniera decisamente esaustiva, al di là delle tifoserie, da chi invece ha veramente in mano la responsabilità di darci delle risposte. Da una parte penso che il fronte del no a prescindere sia sbagliato, dato che stiamo dicendo no a tutto, no al nucleare per motivi sacrosanti che non sto neanche qua a elencare, alle paleoliche perché sono brutte, ai parchi fotovoltaici perché occupano spazio, al gasdotto perché è un tubo che attraversa per 300 km la Sardegna e così via, ma continuando a dire no a tutto ci ritroviamo ancora nel 2011 a dire a gran voce un sì al consumo dissennato di combustibili fossili che inquinano pesantemente e hanno costi elevatissimi, mentre con l'utilizzo del metano si avrebbe un abbattimento sia dell'inquinamento sia dei costi energetici. Dall'altra parte però le risposte del fronte del sì hanno molto il sapore di pacca sulla spalla per assicurare che la Sardegna e i sardi saranno avvantaggiati da questo metanodotto. Da cosa saranno avvantaggiati non si capisce, dato che la metanizzazione, a mio avviso, è tutt'altro che certa e dato che non è certo, a quanto mi risulta, l'impiego di imprese sarde per la costruzione del metanodotto. Così come non sono state progettate giunture, così come non è garantita la reversibilità del flusso, ad esempio. E qui i sardi dovrebbero essere veramente ben consapevoli, dovrebbero avere tutti gli elementi per valutare e dire un sì che sia consapevole ad un progetto che comunque taglierà per quasi 300 km in diagonale la nostra isola, che passerà attraverso siti archeologici, terreni agricoli, vigneti, aree marine protette, Poseidonia e così via, per utilizzare una fonte energetica che comunque non è certamente, diciamo, all'avanguardia. Detto questo, io francamente non mi ritengo convinto dal progetto e degli effettivi benefici che arriveranno alla Sardegna e ai suoi abitanti, ma allo stesso tempo sono contrario all'impostazione delle tifoserie del sì e del no, perché non ritengo che mi siano stati dati gli elementi giusti per poter esprimere un parere favorevole o contrario e senza che mi siano stati dati questi elementi ho difficoltà a schierarmi per un sì e un no, o un no legato esclusivamente a paure, convinzioni, supposizioni, rassicurazioni o quant'altro. Ciò che i sardi dovrebbero auspicare e ciò di cui a mio avviso si sente terribilmente la mancanza è un progetto di sviluppo organico che ci porti a scelte che hanno un fine ultimo da perseguire. Un progetto per cui oggi non ci sono le condizioni, dato che il nostro status di regione autonoma sembra ormai tramontato, è venuto meno sia a causa di una classe dirigente molto poco autorevole e indipendente, sia a causa di uno Stato centralista e ostile. Noi oggi ci troviamo a discutere in questa sede del passaggio del metanodotto nel territorio del nostro comune e, come ha detto poco fa l'assessore, si tratta di un passaggio che riguarda una fascia di territorio irrisoria confrontata ad esempio con quella che riguarda altri comuni di quest'isola. Tuttavia, noi in questa sede possiamo e dobbiamo arrogarci il compito di farci sentire come amministratori e come rappresentanti degli abitanti di Iglesias e del territorio per gridare a gran voce a chi ci governa a livello più alto che i sardi vogliono delle risposte, i sardi vogliono certezze e non vogliono ancora una volta rassicurazioni verbali vuote e imprecise. Dobbiamo chiedere a gran voce che venga garantito da chi di dovere che il metanodotto Galsi non si riveli come l'ennesima servitù a cui la nostra terra debba essere sottoposta e che venga garantita nero su bianco la metanizzazione del nostro territorio e la costruzione di una rete di distribuzione locale. E dobbiamo anche chiedere garanzie concrete che la costruzione di questo progetto mastodontico possa dare lavoro e un po' di respiro a una terra che dal punto di vista lavorativo non è neanche più in ginocchio, ma sta affondando sempre più in basso. Grazie Presidente.